tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi arrivo per voi con il secondo episodio, in qualche modo, della mia serie dedicata ai prodotti finiti. I prodotti, come nello scorso video, sono tutti nel mio cestino mega anni 90 della Lidl, è abbastanza pieno. Anche questo mese, lo so, il video dei prodotti finiti dovrebbe essere un video bonus che esce il venerdì sul mio canale, ma a questo giro non ho molto tempo per registrare video. So che questo format vi è piaciuto moltissimo il mese scorso, PS se vi siete persi. Ovviamente il mio primo video dei prodotti finiti ve lo linko nelle schede e nell'info box, e ho pensato, ok, dedichiamoli un martedì random giusto per aprile, e poi da maggio tornerà appunto ad essere un video del venerdì. Non starò qui a dilungarmi troppo sul perché ho deciso di far partire questa serie sul mio canale. Sapete che sono in una fase di no buy, sapete che sono in una fase in cui voglio fare un consumo più responsabile, sostanzialmente di ciò che ho, delle cose sulle quali spendo i miei soldi, e dunque trovo molto utile raccogliere tutto quello che finisco e parlarne a voi, perché mi spinge veramente a finire fino all'ultima goccia tutto quello che fa parte della mia vita, per quel che riguarda almeno bellezza, skincare, eccetera, eccetera. Visto che abbiamo un sacco di cose delle quali parlare, direi di cominciare immediatamente. Cominciamo dunque a tirare fuori la roba dal mio cestino vampiro della Lidl. Come nello scorso video, fatemi sapere nei commenti se anche voi avevate queste cose qui in cameretta. Io sono felicissima che faccia ancora parte della mia vita. In ogni caso, tiriamo fuori queste. E queste qui sono le salviette struccanti fiori rari di L'Oreal per pelli secche e sensibili. Qua dentro ce n'erano 25. Il prezzo non lo ricordo, comunque sono dei prodotti da supermercato, sono abbastanza economici. Io le salviette le detesto da morire. Non solo fanno malissimo all'ambiente, perché ovviamente sono delle salviette usa e getta che, se non ricordo male, non si possono nemmeno riciclare, ma le trovo proprio orribili come metodo di struccaggio, perché trovo che non tolgano bene il trucco, come fa un acqua micellare, come fa uno struccante waterproof, eccetera eccetera, e al tempo stesso trovo che mi secchino sempre la pelle. Dunque questo è un prodotto che io compro solo quando devo prendere l'aereo e quindi non ho spazio all'interno del sacchettino dei liquidi per potermi portare dietro il mio struccante solito. Non ho preso aereo ultimamente, queste le ho comprate quando sono andata a Milano a gennaio, e visto che ormai l'avevo aperto ho detto, prima che si secchino completamente le finisco. E devo dire che per essere delle salviette da supermercato non sono state male. Sicuramente tra quelle appunto di questa fascia di prezzo, di questa categoria, sono state le migliori che ho provato. Però al tempo stesso non è comunque un prodotto che mi piace. Le uniche che mi sono mai piaciute veramente come salviette struccanti sono state quelle di Avril, che è un brand francese bio. Quindi se questa tipologia di struccante a voi piace, io vi consiglio quelle, perché sono state veramente fantastiche, ben imbevute, toglievano veramente tutto, eccetera eccetera. Però in linea generale queste cose qui sarebbero assolutamente da evitare. Poi ho finito un balsamo infinito. Tra l'altro questo è esattamente il simbolo del perché io ho voluto partire con questa serie di video. E questo qui è un balsamo professionale di Frank Provo, credo si pronunci in questo modo, con burro di karité che dovrebbe nutrire intensamente. Questo è un balsamo da supermercato, credo costi sui 7 euro, 7,50 euro, qualcosa del genere, ed è un formato da 750 ml. Io questo l'ho aperto a novembre e l'ho tirato fino a gennaio, febbraio, se non ricordo male, e poi l'avevo mollato in doccia e ne erano rimasti due utilizzi, perché ho guardato, ho visto, questo è finito, o almeno è quasi finito, però il fatto che fosse quasi finito mi ha spinto ad aprire un altro balsamo invece di finire completamente questo. Invece dal momento in cui mi sono messa sotto e ho detto, io ho il video sui prodotti finiti da girare, l'ho ritirato fuori, l'ho utilizzato le ultime due volte e adesso è completamente finito. Non ho sprecato prodotto, non ho aspettato che andasse a male nella doccia e almeno ho sfruttato appieno i 7,50 euro che ci ho speso. Lo ricomprerei? No. Questo balsamo non è male, nel senso, nutre intensamente? Sì, cioè il suo claim è giusto, fa esattamente quello che deve fare. L'unico problema è che per farlo ce ne vuole veramente un sacco. E a me questa cosa non va, perché mi sembra uno spreco incredibile di prodotto. Io ho i capelli corti e ne dovevo usare tanto 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 per avere l'effetto che volevo. Quindi immagino una persona magari con i capelli fino al sedere, questo se lo beve in una settimana. Non è stato appunto terrificante. Se lo volete provare, perché la pubblicità di Frank Provo in televisione intriga ogni volta che voi, ok, non credo butterete i vostri soldi, però c'è molto molto di meglio, anche allo stesso prezzo, anche a meno, al supermercato.
Non è stato un periodo troppo fortunato per me con il balsamo, perché quando appunto sono arrivata agli ultimi due utilizzi di quello, io ho aperto questo qui, del quale ho perso il tappo, non ho idea di dove sia finito. E questo qui è il Balsamo Mousse Lisce Effetto Seta di Pantene Pro V. Questo qui è da 140 ml, mi sembra che venga sui 3 euro e qualcosa al supermercato. È la prima volta che compro questo. Ma sarà la quinta, sesta volta che compro i balsami mousse di Pantene. Quando sono arrivati sul mercato ce n'era un solo tipo, non mi ricordo come si chiama, però adesso ce ne sono diversi tipi. Appunto, al supermercato ho trovato questo Lisce Effetto Seta, ho detto ok, non l'ho mai provato, prendiamolo. No. No, perché non fa assolutamente niente. Cioè, niente. 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 Cioè, niente. Quegli altri balsamo della linea mi sono trovata bene, infatti appunto sono al mio quinto, sesto acquisto in questa formulazione, ma il Lisce Effetto Seta non rivedrà mai più il mio carrello. Se ricapiterà, ne comprerò qualche altro, indubbiamente, perché è un balsamo che mi piace, di facilissima reperibilità e a un prezzo piuttosto basso. Quindi quando mi trovo ad avere la necessità di avere un balsamo da supermercato, il mio occhio va direttamente su questa linea qui, perché già ho una semi certezza che mi ci troverò bene. Ma lui proprio acqua fresca. E normalmente i balsamo di questa linea mi rendono i capelli molto leggeri, considerate che io ho i capelli piatti, quindi ho bisogno di volume, e io metto il balsamo anche sulle radici. L'ho sempre fatto e continuerò a farlo anche se ho i capelli grassi. Quindi me li rendono voluminosi, leggeri, e intanto li sento nutriti, non me li annodano, insomma, tutte queste cose qui. Lui, per carità, non me li hanno dati, cioè non ho fatto niente, e quindi se ne va nel cestino molto beatamente. Vi parlo adesso di una roba che mi è dispiaciuto da morire finire, perché così mi interrompiamo un po' il ciclo di robe inutili che Valeria ha comprato. Ho finito il mio tonico del cuore e per il momento non lo posso ricomprare. Il mio tonico del cuore è il Sero Zinc di La Roche-Posay. Io a questo giro ce l'ho nel formato da 150 ml, considerate che saranno un 5 anni che lo ricompro. Se mi trovo davanti il formato, quello più grande da 250, compro quello. Se mi trovo davanti il 100, compro quello. Insomma, quello che c'è. Torna a casa con me. E questo qui mi sembra che sia venuto una dozzina di euro in farmacia. È un prodotto che dura una vita. Io, utilizzandolo tutte le mattine, ci faccio tranquillamente quei 3-4 mesi. Non lo posso ricomprare per il momento perché io amo i tonici. E ne ho un sacco di chiusi, cioè ero quel tipo di persona che quando si trovava davanti un'offerta, uno sconto, qualunque cosa del genere, faceva scorta di un sacco di cose e poi si ritrovava la casa piena di roba che in realtà non le serviva. Visto che sto tentando di mettere uno stop anche a questo mio comportamento, nel senso, io voglio cominciare a comprare le cose solo quando mi servono. Finisco il tonico, compro un altro tonico. Finisco la crema, compro un'altra crema. E non finisco la crema, ne ho altre 5 chiuse da 2 anni nello sportellino del bagno, insomma, eccetera, eccetera. Ho deciso di smaltire tutti i tonici che ho ancora aperti, chiusi, e chi più ne ha più ne metta, e poi riconcedermi il grande amore della mia vita. Questa in realtà non è nient'altro che un'acqua allo zinco ed è indicata per persone che hanno esattamente il mio tipo di pelle, ovvero una pelle che tende molto alle imperfezioni, brufoli, punti neri, eccetera, eccetera. Io ne ho, in questo momento sto avendo uno sfogo di brufoli anche abbastanza potente. E poi è un prodotto indicato anche per chi soffre di cuperoso, comunque una pelle che si arrossa molto facilmente, come la mia. La mattina è super veloce da usare perché appunto ha l'erogatore fatto in questo modo, risparmiate anche sui cottoncini ed è un risparmio sia di prezzo sia ambientale. In più, oltre ad usarlo come tonico per la mattina, e secondo me aiuta le creme che ci metto dopo a penetrare meglio, io lo utilizzo anche dopo aver fatto le maschere, non dopo averle tolte, subito dopo averle messe, nel senso, metto una maschera magari all'argilla, appena ho finito di stenderla, mi do una spruzzata di questo in faccia e aiuta, secondo me, la maschera a penetrare meglio. E soprattutto nel caso appunto in cui utilizzo maschere particolarmente aggressive, per il mio tipo di pelle, per purificare, eccetera, impedisce che la maschera si secchi troppo e quindi mi secchi anche la pelle. È un gran prodotto passepartout. In estate, spruzzarselo ogni tanto in viso rinfresca molto, mi mancherà da morire, e non vedo l'ora di finire il tonico che sto usando adesso per la mattina per potermi ricomprare lui. Continuiamo magari con roba che mi è piaciuta, e come nello scorso video
dei prodotti finiti anche a questo giro ho delle maschere monodose di BB Verde Cop. In questo caso ne ho utilizzata una purificante, questa qui è per pelli normali e miste, con argilla ed estratto di salice bianco ed ha un'azione riequilibrante, e poi ne ho utilizzate due che sono idratanti e rinfrescanti, sempre per pelli normali e miste, con succo di aloe vera e biancospino ed ha un'azione rivitalizzante. Queste maschere hanno un inci completamente verde e il paio viene, se non mi sbaglio, 79 centesimi. So di gente che riesce a farci due utilizzi, io riesco a farne solo uno. Io continuo ad amarle alla follia, non ci posso fare niente. Cioè, la maschera purificante all'argilla è ottima perché la sento che pulisce veramente tanto la mia pelle, specialmente tipo da quel sebo brutto che mi ritrovo nei cambi di stagione. Addosso però non è per nulla aggressiva e quindi si sposa perfettamente col mio tipo di pelle, che è anche sensibile, oltre ad essere grasso. Io la amo follemente, ha un odore estremamente forte, quello potrebbe darvi fastidio, però secondo me per quello che è il tempo di posa, che poi è 10 minuti, si può anche resistere. Ma della linea le mie preferite sono indubbiamente le maschere idratanti e rinfrescanti all'aloe, perché ogni brand propone una sua linea di maschera all'argilla, ogni brand di skincare più o meno lo fa, ma queste mi sembrano veramente veramente uniche. Innanzitutto mi idratano un sacco, mi lasciano una pelle mega luminosa e col fatto che sono rinfrescanti mi aiutano moltissimo con i rossori, con la cuperosa, specialmente adesso che stanno iniziando i primi caldi. Sono fantastiche, secondo me ne farò un uso non massiccio di più in estate, quando si arriverà a 40 gradi. Ecco, se ne volete provare giusto una, io vi consiglio tantissimo loro, perché mi cambiano la pelle, mi fanno stare benissimo, mi sento super riposata dopo averle fatte e sinceramente non ci rinuncerei mai. Magari a quella purificante ci potrei anche rinunciare e prendere altre maschere all'argilla, provarne altre, ma per me loro sono insostituibili. Continuiamo con un prodotto Ni. In qualche modo ho finito un fondotinta, e questo qui è il Makeup Forever Matte Velvet Plus nella colorazione 30, questo è il mio colore estivo, infatti avevo un grosso stacco di collo, ma chi se ne frega, e lo volevo finire. Questo viene, mi sembra siamo intorno quasi ai 40 euro, siamo tra i 30 e i 40 euro, io però lo acquistai al Cosmoprof con uno sconto del 40%, quindi mi è venuto sicuramente meno di 20 euro. Questo fondotinta ce l'avevo da una vita. Considerate che voi nel mio Vanity Tour, se vi siete persi il video ve lo linko nelle schede nell'info box, avete visto la mia collezione di make-up. Ecco, quella non è tutta la mia collezione di make-up. Quando io ho traslocato da Bologna per tornare giù, ho messo da parte i trucchi che utilizzavo tutti i giorni, e quelli sono quelli che vedete nel Vanity Tour. Però ho anche tipo 3-4 pochette piene di trucchi che io non avevo più guardato da quando sono scesa, cioè, non l'avevo più fatto perché sono talmente contenta con quello che utilizzo tutti i giorni che semplicemente non sono andata a ricercare altro. E un paio di settimane fa ho riaperto quelle pochette, ho ritrovato lui e ho visto che era semi vuoto, infatti ci ho fatto due utilizzi prima di finirlo completamente. Ho detto, sai che c'è, prima che vada male completamente, perché già lo sentivo che stava cambiando odore, infatti non è esattamente quello di una volta, ho pensato non li sprecare questi ultimi due utilizzi, fallo subito, levatelo davanti e inseriscilo in un video dei prodotti finiti. PS, adesso che ho riaperto queste pochette voglio fare anche un video decluttering della mia collezione di make up, ne ho un bisogno estremo, quindi fatemi sapere se vi potrebbe interessare vederlo come contenuto, sia in un martedì random sia in un venerdì, quello che preferite. Però a me i decluttering piacciono moltissimo e girarne uno per voi non potrebbe che farmi piacere. Per tornare a noi, è un fondotinta ovviamente indirizzato verso pelli grasse che tendono a lucidarsi e con molte imperfezioni, copre il giusto, ha una coprenza media, io non stratifico mai fondotinta, tendo a fare un passaggio solo e poi andare a coprire con il correttore dopo serve, quindi non so se sia stratificabile, però aveva una buona coprenza, era molto opaco, solo che non regge il confronto con il mio Double Wear di Estée Lauder, cioè semplicemente non lo fa, perché il Double Wear mi dura una vita sulla pelle, cioè io arrivo a sera che strucco completamente il fondotinta, non è andato via niente, mentre questo non ha la stessa durata e non è confortevole sulla pelle quanto il mio Double Wear. Probabilmente se non avessi provato il Double Wear in quest'ultimo anno e mezzo avrei un'opinione molto più alta di questo fondotinta, ma visto che ho tutt'altro termine di paragone adesso,
Posso dire che è stato carino da provare, sicuramente per il prezzo che io ho pagato per averlo. Ne è valsa la pena, però non lo riacquisterei mai. Una cosa che mi è dispiaciuto da morire, finire, che però a questo giro ho già ricomprato, è un siero di Nip & Fab. E questo qui è il Dragon's Blood Fix Plumping Serum, che è appunto il siero idratante all'acido ialuronico e al, come si chiama, al sangue di drago. Questo qui è il terzo tubetto che io finisco nel corso degli anni, è da 50 ml. Io questo qui l'avevo comprato da Boots in Inghilterra, l'avevo trovato al 50% di sconto e adesso che l'ho ricomprato l'ho preso su Look Fantastic. Nip & Fab comunque come brand lo trovate anche su ASOS e su altri siti, però nel momento in cui ho fatto l'ordine su Look Fantastic era al 50, quindi mi è venuto una decina d'euro. Io ho scoperto questo siero perché una mia amica con la pelle estremamente secca lo utilizzava nella sua funzione specifica, nel senso come siero tra il tonico e la crema per avere un'azione estremamente idratante e ci si trovava benissimo. Dunque, se avete il tipo di pelle esattamente opposto al mio e cercate un siero che vi dia un sacco di idratazione, io comunque ve lo consiglio, lei ci si trovava benissimo. Io però l'ho comprato dopo averlo provato da lei per utilizzarlo come crema idratante da sola. Specialmente in estate, quando arriva il caldo, è leggerissimo, si asciuga subito, idrata un sacco bene la mia pelle, che comunque è grassa. Non dimenticate, anche se avete una pelle grassa, la vostra pelle va comunque idratata. Non potete andare sempre di argilla, di acidi, eccetera, eccetera, di esfoliazione, perché altrimenti la distruggete. E la utilizzavo anche spesso come crema da mettere dopo aver fatto la doccia o dopo aver fatto le maschere. Quindi magari è metà giornata, ho già fatto la skincare della mattina, è troppo presto per la skincare della sera. Se appunto dopo aver fatto una maschera ho fatto la doccia, voglio mettere una crema, sceglievo sempre lei. Io mi ci trovo da Dio. In più è anche fantastica come crema da mettere prima del trucco. Non dico che svolga la funzione di un primer, nel senso non credo faccia durare di più il trucco, eccetera, eccetera, però dà quel tocco di idratazione in più che fa sembrare il make-up ancora più bello, e col fatto che si asciuga e si asciuga bene sulla pelle, fa andare il fondotinta, fa andare il correttore veramente esci come l'olio. L'ho già ricomprato, l'ho già riaperto come tubetto e ogni volta che finisce mi viene un mini colpo al cuore, anche perché ha un odore super 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 buono. Io con Nip & Fab mi sono sempre trovata benissimo. Continuiamo con un'altra cosa con cui mi sono trovata così e così, non mi sono trovata male ma nemmeno lo riacquisterei mai, ed è il contorno occhi al melograno della linea Cien o Cien, non sono sicura di come si pronunci, Nature, quindi la linea con un ottimo inci, un inci verde del brand di skincare di Lidl. Questo è un contorno occhi da 15 ml, sicuramente l'ho pagato meno di 5 euro, credo che venisse 4,49, qualcosa del genere, e mi è durato una vita, cioè ci ho fatto più di 6 mesi con questo contorno occhi, e lo utilizzavo come contorno occhi della sera. Dovrebbe avere una funzione antirughe di trattamento, non l'ha avuta per nulla. È stato un ottimo idratante, quello glielo concedo, veramente mi ci sono trovata bene, si asciugava bene, anche se ne mettevo un po' di più perché volevo idratare un po' meglio il contorno occhi prima di andare a dormire, la mattina non avevo mai problemi, nel senso non ero unta, non aveva fatto i pallini, eccetera eccetera, però un'azione antirughe, io che sto cominciando ad avere delle belle zampe di gallina, non l'ho vista per niente. Per carità, non trovo nemmeno si possa pretendere chissà che azione di trattamento da una crema da 4,49 euro. Secondo me questa è un'ottima alternativa se avete un budget bassissimo, perché secondo me a 5 euro un contorno occhi ve lo stanno regalando, non credo voi possiate andare più sotto di così, e comunque appunto non ha niente che non vada. Oppure potrebbe essere un ottimo contorno occhi se state cominciando ad usarlo adesso, magari avete 18, 20 anni, 22 anni e cercate solo un idratante, o cercate solo di abituarvi all'utilizzo di questo nuovo step nella vostra skincare routine, però io personalmente non lo riacquisterei mai. Abbiamo gli ultimi 3 prodotti, vi avevo detto di aver finito un mucchio di roba, rimanete con me, vi prego. Avevo tipo 2-3 utilizzi rimasti di questo siero e l'ho lasciato lì per mesi. Cioè, io credo che se non avessi avuto questa tipologia di video da girare, questi ultimi utilizzi li avrei lasciati lì finché il prodotto non fosse andato a male, perché ero già passata ad altri sieri. Che cosa stupida è? Non ne ho idea. In ogni caso, questo è il siero visore equilibrante per pelli reattive e delicate di Biofficina Toscana. C'è ancora il prezzo attaccato, quindi vi posso dire che viene 13,70 euro per 30 ml. Io amo questo siero e sono un bel po' di anni che lo ricompro, e lo compro più o meno da quando sono usciti sul mercato, che credo sia stato un 4 anni fa, qualcosa del genere. Li ho provati
tutti i sieri di Biofficina Toscana, tutti quanti, questo è il mio preferito in assoluto, trovo che calmi molto la mia pelle con rosacea, lavora benissimo con tutte le creme che ci ho messo sopra o alle quali l'ho mescolato, si asciuga in fretta e nei periodi più caldi, tipo agosto, ferragosto, lo utilizzo addirittura direttamente come crema a giorno senza nemmeno metterci niente sopra, oltre alla protezione solare. Ovviamente. Non so se quest'anno lo riacquisterò, se devo essere onesta. Ci sto pensando perché secondo me appunto con luglio-agosto mi mancherebbe molto. Mi riservo il diritto di tornare in più profumeria in quella stagione. Però è assolutamente una linea perché tutti sono buoni. Questo è il mio preferito perché è quello più adatto al mio tipo di pelle, però ovviamente ce ne sono tanti disponibili, ma lui è davvero fantastico. Costano poco perché non sono sieri molto pesanti, cioè sono molto adatti ad essere mescolati con la vostra crema di trattamento più che ad essere qualcosa di veramente carico di principi attivi, ma ad un prezzo del genere avete la possibilità di approcciarvi per la prima volta un siero. Linci Ottimo, Biofficina Toscana è un'azienda fantastica, io ho provato un sacco di loro prodotti nel corso degli anni e non mi sono mai trovata male, nemmeno una volta, e dunque why not? Ho finito un burro cacao, questo qui è il Be My Honey di Crazy Rumors. Crazy Rumors è un brand bio, trovate in qualche bioprofumeria, io se lo trovo su Amazon ve lo linko ad Amazon nell'info box, oppure io li compro da Primor in Spagna perché vengono molto meno. Considerate che nelle bioprofumerie la media è di 2 euro per questi burro cacao qui e da Primor in Spagna vengono 70 centesimi, quindi ogni volta che mi è capitato di andare lì ho sempre fatto scorta. Ne esistono tantissime profumazioni diverse, quella al miele è molto buona, questi sono i miei secondi burro cacao preferiti. Sapete se avete mai visto il mio video What's in my bag? Boh, ve ne linko uno a caso nelle schede dell'info box, se ne avete mai visto uno, che il mio burro cacao della vita sono i Bartsby's, sempre bio, e li compro su Amazon quelli, quindi anche quello trovate linkato nell'info box, però loro comunque fanno più che degnamente il loro dovere e mi dispiace sempre finirne uno e se capita, infatti è propriamente andato, se capita li ricompro sempre molto volentieri, idratano molto bene le labbra, hanno un finish abbastanza lucido e quello deve piacere, nel senso lasciano una bella patina sulle labbra per un po', però trovo che i Bartsby's mi lasciano le labbra idratate ancora di più. Ultimo, ma non ultimo, ho finito un profumo. Questo qui è l'Eau de Chloé, di Chloé nella sua versione da 30 ml Eau de Toilette, ce l'ho da un paio d'anni. Io l'ho comprato in Spagna al prezzo di 29,95€, in profumeria lo trovate sulla cinquantina d'euro, se lo trovo su Amazon Bellezza lo trovate linkato nell'info box. Ve ne ho parlato nel mio video sui profumi invernali più usati, e anche quello in tutti i luoghi e in tutti i laghi se ve lo siete perso. Mi sono impegnata per finirlo, nonostante fosse iniziato il caldo, perché mi mancava talmente poco che non lo volevo rimettere via per ritirarlo fuori ottobre. Ho detto vabbè, chi se ne frega che se è arrivato un po' il caldo io lo utilizzo e lo finisco e non lo ricomprerò mai più, perché questo è il profumo che mi ha insegnato che i profumi alla rosa non fanno per me, non matchano con la mia personalità, non matchano con quello che voglio esprimere indossando un profumo. Però se devo guardare alla qualità della fragranza, incredibile, una persistenza assurda, se cioè io potevo tranquillamente metterlo un giorno sì e un giorno no perché mi durava un sacco sulla pelle, è solo che proprio sa di rosa, sa proprio di rosa, è anche molto invernale perché ha un sottotono talcato, non vi dico qui le note, magari andate a guardare appunto il mio video sui profumi invernali se volete una recensione un po' più approfondita di questa fragranza, però sa di rosa talcata e non fa per me. È stato un esperimento, comunque l'ho pagato meno di 30 euro, quindi non ci sono rimasta male, mi sono goduta una fragranza di altissima qualità, è finita qui e a mai più rivederci. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, vi voglio solo dire che in questo video indossavo una maglietta di Pampling Italia veramente super bella, io sono una loro affiliata, quindi se volete fare shopping sul sito trovate il link nell'info box e utilizzando il codice Valeria avete il 15 su tutto quanto, anche su quello che è in saldo, però tenete a mente che è un codice affiliata, quindi io avrò una commissione sul vostro acquisto. Se non siete a favore dei codici di affiliazione o se non vi sentite a vostro agio con questo genere di cose, amici come prima. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono i video dei prodotti finiti, se vi ho dato qualche buono spunto con le mie recensioni o fatemi sapere magari cosa voi avete finito ultimamente. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando un bacio e noi ci vediamo giovedì.